Buonasera da Emilia Canonaco. Nel corso di questa nuova edizione del nostro giornale, che sta per avere inizio, torneremo a parlare dell'operazione della Procura della Repubblica di Cosenza, che nella giornata di ieri ha portato all'arresto di 10 persone accusate di usura. Oggi vi racconteremo la storia drammatica di un piccolo imprenditore, i titoli, e poi entriamo nel vivo di questa nuova edizione del giornale. Ha chiesto un prestito per pagare lo stipendio di Natale ai suoi dipendenti ed è finito nella morsa degli strozzini, 7 mesi di inferno tra botte, minacce e colpi d'arma da fuoco, poi la decisione di rivolgersi ai carabinieri. Ancora un attentato ai danni di un esercizio commerciale del Vibonese, questa volta è finito nel mirino il bar del villaggio turistico Baia di Zambrone, un ordigno rudimentale ha divelto parte della struttura. I carabinieri seguono la pista del racket. La ministra Severino punta sul popolo calabrese che, dice, sconfiggerà l'andrangheta e poi lancia l'idea della giustizia che si deve autofinanziare utilizzando i beni confiscati alla criminalità organizzata. Sono giunti al sesto giorno di protesta, i lavoratori della Smeco continuano ad urlare a tutti la loro disperazione, ma al momento non c'è alcuna soluzione. Adesso l'ANAS, dopo la denuncia dei sindaci, ha deciso che occorre intervenire sulla statale 18, diventata pericolosissima a seguito del maltempo degli ultimi giorni. Il manto stradale in alcune zone non esiste più. Lo avete sentito dal nostro primo titolo, un piccolo imprenditore della Presila Cosentina che sotto Natale, in un momento di grave difficoltà economica per pagare gli stipendi ai suoi dipendenti, è stato costretto a rivolgersi agli usurai per restituire poche migliaia di euro praticati tassi di interesse molto elevati. Lui a un certo punto non ce l'ha più fatta, allora sono iniziate prima le minacce e poi le botte, mesi e mesi di inferno, alla fine la decisione di rivolgersi alle forze dell'ordine. Valentina Palmieri ci racconta questa storia drammatica, il riferimento è all'operazione antiusura condotta ieri dai carabinieri del reparto operativo del Comando Provinciale di Cosenza, coordinati dalla Procura Abruzia. Sentiamo. Il primo contatto per un prestito di 3.000 euro, una boccata d'ossigeno per consentirgli di pagare le spese imminenti e mandare avanti la sua azienda. È ottobre 2009. Quei soldi lo porteranno nel giro di 7 mesi in un vortice di minacce percosse con tassi di interesse sempre più pesanti, fino al 40% mensile. Fino alla decisione di farla finita, un pensiero che gli è sfiorato nella mente un attimo dopo. Lui, un imprenditore della Presila, era dai carabinieri per sporgere denuncia contro i suoi aguzzini. 2 anni di indagini condotte dalla Procura di Cosenza, ieri gli arresti. Gli inquirenti hanno ricostruito ruoli e collegamenti del gruppo, grazie anche alla testimonianza di questo imprenditore, vessato, stremato fisicamente e psicologicamente, si legge nell'ordinanza. Un uomo solo, convinto all'inizio di poter pagare tutto, il primo prestito, poche migliaia di euro. La seconda richiesta, un mese dopo, la cifra sale a 15.000 euro, 10.000 incassati, più 5.000 di interessi. Qualche settimana prima di Natale, il terzo incontro. Eravamo in tre, racconta l'imprenditore. Avevo bisogno di soldi per pagare gli stipendi dei dipendenti prima delle feste. 4.000 euro, 800 di interesse. Il conto lievita a febbraio 2010. Altra richiesta, 5.000 euro, soldi dagli aguzzini per pagare gli stessi. L'imprenditore non ce la fa, tenta di spiegarlo in più incontri con gli usurai. A marzo torna a casa, all'orecchio sanguinante, non è nulla, dice alla compagna, mi sono tagliato. A maggio giustifica con una caduta la contusione alla spalla. È estate quando con una scusa svende l'auto, 5.000 euro girati direttamente agli strozzini. Non bastano, il conto è arrivato a oltre 20.000 euro. Le pressioni si fanno sempre più pesanti, con una pistola puntata sotto il ventre. Il gruppo di Cosenza, dice l'aguzzino, non aspetta. I soldi non arrivano però. L'auto dell'imprenditore diventa bersaglio di colpi d'arma da fuoco. Tanti gli incontri in meno di un anno. Le minacce proseguono anche dopo la denuncia ai carabinieri. Infame, guardati le spalle, mi sei andato a denunciare, dice uno degli usurai. Il peggio però è passato. La storia di questo imprenditore è una delle tante contenute nel faldone dell'inchiesta. Altre testimonianze hanno coadiuvato il lavoro del procuratore Granieri. Piccoli imprenditori, commercianti e pensionati, rovinati per un prestito di 800 euro.
Ci spostiamo adesso a Zambrone, nel Vibonese, dove la notte scorsa un ordigno ha distrutto la saracinesca di un bar, di un noto villaggio turistico. Ancora una volta, purtroppo, si pensa che in azione è entrato il racket. Il davanzale e la finestra del piccolo bar è completamente distrutto. L'ordigno, fatto esplodere nell'esercizio commerciale posto all'interno del villaggio turistico Baia di Zambrone, era, secondo gli esperti, di tipo rudimentale, ma ad alto potenziale esplosivo. La struttura turistica è una delle più rinomate sulla Costa degli Dei. Molto probabilmente è stata presa di mira dalla criminalità organizzata. L'esplosione ha danneggiato altre parti del fabbricato, la finestra in particolare, e dalla copertura sono venute giù alcune tegole. La deflagrazione è avvenuta durante la notte, quando la struttura era completamente deserta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Zungri e della compagnia Itropea, che hanno effettuato i primi rilievi. Le indagini per far luce su quella che sembra l'ennesima intimidazione sono ancora in corso. Ieri, prima visita in Calabria del neo ministro della giustizia Paola Severino, da lei sono arrivate parole incoraggianti. La ministra Severino, in buona sostanza, ha detto la regione Calabria ha tutte le potenzialità per poter reagire di fronte alla criminalità organizzata. A proposito di giustizia, ha lanciato una proposta. Beh, la giustizia si potrebbe autofinanziare utilizzando ad esempio quelli che sono i beni confiscati alla mafia. Marisa Fallico. Apprezzo molto una Calabria che riesce a reagire con le proprie forze alla criminalità che l'ha oppressa per tanti anni. Oggi un segnale importante è stato dato anche a Palmi, non solo qui a Reggio Calabria, un segnale di come gli abitanti, come i calabresi riescano a reagire all'oppressione della criminalità. Questi sono i segnali importanti. Le parole del ministro della Giustizia Paola Severino durante la visita a Reggio Calabria, dove ha consegnato al presidente del Tribunale un bene confiscato all''ndrangheta, rinfrancano e sicuramente rendono giustizia perché è vero che questa regione è pesantemente condizionata, mortificata dalla criminalità organizzata, ma è altrettanto vero che la maggior parte dei calabresi è gente che lavora onestamente, che si impegna, che nonostante i mille ostacoli ogni giorno difende e costruisce un pezzo di Calabria migliore. Ma al ministro vorremmo chiedere che anche da parte dello Stato lo sforzo sia maggiore, che la vicinanza ai cittadini di questa terra sia più concreta, costante e visibile. Perché se in questa regione c'è la capacità di reagire alla criminalità organizzata, se sono stati raggiunti risultati importanti e incoraggianti sul piano giudiziario, lo si deve soprattutto al sacrificio e alla tenacia di tanti uomini e donne che credono nella battaglia della legalità e per la legalità, una battaglia combattuta spesso con armi impari, procure che non hanno la carta per le fotocopie, forze dell'ordine alle prese con carenze di organico e di risorse, spesso manca la benzina per le auto, non ci sono i soldi per gli straordinari. Forse su questo fronte, caro ministro, la Calabria merita un po' più di attenzione. Comprendiamo le difficoltà oggettive a causa della crisi, ma qui non si può arretrare di un millimetro. E allora, partendo da quello che lei ha detto a Reggio, utilizzare i patrimoni sottratti alla criminalità organizzata per finanziare il contrasto alla stessa, qualcosa si può fare subito. I tanti milioni di euro che ogni anno vengono confiscati solo in Calabria potrebbero essere in parte utilizzati per potenziare e rendere più efficienti i tribunali, i presidi delle forze dell'ordine, i livelli investigativi di questa regione. Uno Stato forte, presente, incentiva sicuramente anche i cittadini a fare la loro parte, senza dover essere costretti a mettere in gioco la propria vita, perché in tante realtà è questo che fa chi sceglie la legalità. Voltiamo decisamente pagina, va avanti, è giunta ormai quasi ad una settimana la protesta a Cosenza, rende per essere più precisi, dei lavoratori della società Smeco, che nella sola provincia di Cosenza gestisce più di 50 impianti di depurazione. Loro sono saliti sul tetto a 30 metri d'altezza dello stabile che ospita la sede della Sorical per dire che vogliono tutti i soldi arretrati, si tratta di più di 5 metri di stipendio. Sentiamo. Tony, che ce la facciamo, Tony! Tony, che ce la facciamo, Tony! A morire ammazzato! Tony, sali su, Tony! Non ci pensare, Tony! Antonio, sali! Sali Tony, sopra! che risolviamo tutto, Tony! Vieni su, Tonino! Lascia stare, Tony!
che c'hai famiglia a casa, ci sono i bambini, Tony! Vieni, Tony! Siamo tornati anche oggi dagli operai della Smeco, che come vedete sono ancora qui, sul tetto, sfidando anche la pioggia. Anche oggi abbiamo scelto di dare spazio alle loro voci. Sarebbe superfluo, infatti, commentare una situazione così drammatica che va avanti da giorni. Mettiamo i vasetti lì ai bar con le volatine, dove vieni? Vieni qua con noi, vieni qua con noi! Oggi anche qui, nonostante il maltempo. Sì, siamo arrivati a 7 giorni di lotta. E ci ha abbandonato anche il tempo, fino adesso l'unico che era a nostro favore era il clima, invece oggi si è messo a piovere e sembra che non smette più, però noi continuiamo la nostra protesta anche sotto l'acqua, perché non ce ne andiamo da qui fino a quando non abbiamo ottenuto quello che vogliamo, che sono i nostri stipendi, sono 5 mesi che non prendiamo soldi, e il nostro futuro, perché l'azienda comunque ha intenzione di lasciare, stando così le cose. Noi ci muoviamo di qua, fin quando non abbiamo risposta dall'azienda e dai politici, perché si devono prendere pure loro la loro responsabilità di avviare un sistema che serve per il futuro dei nostri figli. Vogliamo un solo risultato, gli stipendi, perché siamo tutti ormai collassati economicamente, la dignità. E dobbiamo risolvere il problema principale con le banche, con tutti, e poi giustamente capire che futuro abbiamo. Io ho 3 figli. E la bambina piccola mi vuole sempre, mi cerca sempre, però è più importante il loro futuro che magari stare a casa senza fare niente oppure andare a lavorare. Anzi, non possiamo andare a lavorare perché non abbiamo nemmeno più i soldi per mettere benzina alla macchina. E le difficoltà di Smeco, va sottolineato, sono nate a causa della morosità di numerosi comuni, ce ne sono alcuni che devono alla società da soli più di 1 milione di euro. Situazione analoga riguarda i municipi, ma questa volta nei confronti di Sorical. L'amministrazione comunale di Scalea, ad esempio, dal 2003 fino ad oggi, quindi quasi in un decennio, ha accumulato un debito che supera i 3 milioni di euro. Sentiamo l'intervista che abbiamo realizzato con il sindaco Basile, che ci tiene a sottolineare di aver pagato già una parte di questo debito. La preoccupazione principale naturalmente è evitare che Sorical decida di sospendere, seppur parzialmente, l'erogazione dell'acqua. Sorical vanta un certo credito nei confronti del comune di Scalea, che il comune di Scalea non è in grado in questa fase di onorare in pieno. Diciamo che Sorical ha effettuato una sua ricognizione del debito di ben oltre i 7 milioni di euro. Durante l'amministrazione che io ho l'onore di presiedere, la Sorical ha ricevuto da Scalea una cifra intorno al 1.400.000 euro. Quindi zero fino al 2010, dal 2010 al 2012 ad oggi 1.400.000 euro, che certamente è al di sotto delle aspettative di Sorical, però è il massimo che il comune di Scalea nella situazione attuale può effettivamente fare. Potremmo dire in soldoni che Scalea non ha mai pagato l'acqua. Questo si è riflettuto sulla cittadinanza, sull'apparato produttivo, sugli utenti in generale, instillando la mentalità che l'acqua non si paghi. Così non è. E paradossalmente non è per i piccoli utenti. Stiamo parlando di grandi evasori. Oggi ci stiamo sempre avviando a un maggiore arricchimento, mettendo a ruolo tutta una serie di unità abitative che fino adesso non erano mai state censite, e una volta fatti i controlli sono partite le indagini. Nei giorni scorsi è già nota la notizia di un intero parco di decine e decine di abitazioni allacciato abusivamente. In questi casi saremo assolutamente inflessibili. Partiranno le denunce all'autorità giudiziaria, partiranno tutte le necessarie operazioni per la riscossione del credito, partirà l'interruzione del servizio, perché grazie a queste grandi evasioni che oggi Scalea si trova in una situazione di disagio enorme. Chi ha le piscine, chi ha i giardini, non può pensare di pagare 200 euro di acqua l'anno, dovrà pagarne probabilmente 10 volte tanto. Certe comodità, certi lussi, certe cose si pagano.
Voltiamo ancora a pagina, parliamo della storia di un uomo che ha sottoposto il suo caso, lui stesso lo definisce drammatico, al movimento Diritti Civili. Il protagonista di questa vicenda è un ex bancario di 62 anni che a Corbelli ha scritto: ero impiegato bancario con la qualifica di vice capo ufficio, nel 95 sono stato licenziato dopo 18 anni di servizio e querelato con una grave accusa, dopo 17 anni e 4 gradi di giudizio sono stato definitivamente assolto dalla Corte d'Appello di Salerno, nel 2009 ho citato in giudizio questa banca per essere risarcito dei danni subiti dall'ingiusta querela, ma dopo 2 anni un giudice ha rigettato la mia richiesta dei danni motivandola con il fatto che non era colpa della banca se io e la mia famiglia avevamo dovuto subire la fame e tante umiliazioni per 17 lunghi anni. Chiedo, purtroppo inutilmente da anni, solo giustizia e di essere risarcito per tutto quello che ho subito. Ora, per poter sopravvivere, non so più a chi rivolgermi. Infatti siamo oberati di debiti con privati e con varie finanziarie. Ci spostiamo sul Tirreno cosentino per parlare del brutto stato in cui si trova la statale 18. Nei giorni scorsi il primo cittadino di Diamante Magorno ha riunito i sindaci dei comuni del Tirreno cosentino per promuovere una iniziativa nei confronti dell'ANAS e chiedere un intervento urgente sulla statale 18. L'arteria è stata ridotta in pessime condizioni dal passaggio dei mezzi pesanti dirottati dalla A3 sull'arteria tirrenica a causa della chiusura di tratti autostradali per maltempo per consentire l'esecuzione di lavori di rifacimento. In risposta all'appello dei sindaci che minacciavano di chiudere attraverso le ordinanze i tratti di statale al transito dei mezzi pesanti, l'ANAS ha avviato una serie di interventi per verificare le condizioni della strada e pianificare i lavori di ripristino del manto, oggi disseminato di buche. Già da questa mattina, come abbiamo visto dalle immagini, i tecnici dell'ANAS stanno effettuando dei carotaggi in diversi tratti della statale 18 che presentano particolari situazioni di degrado. Oggi martedì di carnevale, allora apriamo la pagina dedicata alle diverse iniziative, prima a Cosenza. Cosenza ritrova l'allegria del suo carnevale. Particolarmente ricco e articolato, il programma messo a punto dall'amministrazione comunale è fortemente voluto dal sindaco Mario Occhiuto. L'iniziativa ha incontrato il favore dei cosentini e non solo, ancora una volta invitati a riappropriarsi dei luoghi più suggestivi della città. Protagonisti indiscussi della festa, i bambini. Quest'anno un carnevale internazionale che ha i protagonisti bambini, quindi questa sfilata con giocolieri, trampolieri, clown e poi bambini, ciascuno con un abito che rappresenta una parte del mondo, quindi Cosenza in un'ottica internazionale, per coinvolgere non solo la città di Cosenza, ma porre la città di Cosenza al centro di una Calabria che ha necessità di portare a sé turismo, tanto turismo. Il lungo corteo del divertimento da Piazza dei Bruzzi è approdato in Piazza 11 Settembre. I bambini delle scuole elementari e medie della città hanno avuto tempo e modo di raccontare il loro carnevale nel mondo, con l'aiuto degli atelier e degli operatori della città dei ragazzi. Balli e canti sono stati supportati dal DJ set allestito grazie alla collaborazione del Deep Fashion, che ha reso possibile anche la festa in maschera nel cuore dell'isola pedonale. Il carnevale si è poi spostato nel centro storico, un pretesto per riscoprire il fascino della città antica, tra cultura, storia, arte e la suggestione di miti e leggende. A Piazza Duomo, dopo lo spettacolo acrobatico degli sbandieratori, è andata in scena la pièce teatrale itinerante goliardica dal titolo Le sassicciose nozze storiche del Re Carnevale, a cura del parco letterario Tommaso Campanella. La rappresentazione si è conclusa alla confluenza dei due fiumi, con il banchetto di Re Carnevale a base delle salsicce di Re Alarico. Un modo originale per riproporre mito, leggenda e storia legati a questo suggestivo scorcio della città dei Bruzzi. E da Cosenza a Guardia Piemontese, perché anche questo paese ha il suo carnevale, Occitano.
L'allegria dura più a lungo a Guardia Piemontese, l'unica comunità di origine occitana del Sud Italia. Per il sesto anno consecutivo è andato in scena il Carnevale Occitano, organizzato dall'Associazione Arcobaleno. Un carnevale fatto di una ventina di carri allegorici e 700 figuranti mascherati, che calamita l'attenzione di tutti i comuni della costa tirrenica. La festa qui dura una settimana di più, fino a domenica 26 febbraio. Quello che vedete alle mie spalle è una piccola parte della sesta edizione di questo carnevale, che domenica prossima vedrà sfilare 26 carri allegorici e 5 gruppi mascherati provenienti da diversi comuni limitrofi. La novità di quest'anno è la partecipazione per la prima volta di un gruppo fuori regione. Dalla provincia di Taranto avremo il gruppo mascherato di Brigantino di Crispiano, che rappresenta il carnevale più importante estivo. Avremo anche i vincitori dell'edizione 2012 del Carnevale di Castrovillari. L'evento di Guardia Piemontese quest'anno è entrato a far parte anche del programma Incontri, Suoni e Colori dal Mondo, promosso dall'Assessorato alla Cultura della provincia di Cosenza. Allora è davvero tutto, adesso non ci sono aggiornamenti di rilievo, dunque mi fermo qui, vi ringrazio come sempre per l'attenzione che ci avete manifestato, vi auguro una buona serata e vi ricordo che l'informazione torna alle 22:30, arrivederci.